società, può essere cooperatori. Penso di essere io sotto esame, non ovviamente la cooperazione di cui il Presidente. Per me il dibattito oggi è stato molto, molto interessante. Sto girando i territori appunto per conoscere le realtà territoriali e devo dire che un'iniziativa come quella di oggi è nuova per il territorio nazionale, tant'è che ha suscitato più che una curiosità, anche un interrogativo da parte del nostro Presidente nazionale Maurizio Gardini e Segretario Generale Mannino, che riportano il saluto e che chiedono a me poi di riportare questo tipo di esperienza della cooperazione che incontra complessivamente le comunità locali, le istituzioni delle comunità locali. E il fatto che sia avvenuto un confronto così importante, ampio e diffuso significa che c'è una componente già fondamentale perché un territorio riesca a costruire il proprio futuro, che è quello dell'ascolto e del confronto, che spesso è un elemento mancante e che poi è origine di criticità. Io non riporto naturalmente ragionamenti sugli elementi che sono stati toccati, mi sono preso qualche appunto degli interventi precedenti, sottolineo quindi come cooperazione e sviluppo, welfare, coesione e territorio, sottolineo quest'ultimo elemento insieme agli altri, ma questo elemento è quello che lega il comune, il destino della cooperazione e delle comunità locali, delle istituzioni locali, perché credo che entrambi nasciamo, ci scoppiamo, siamo radicati ed esistiamo in quanto origine e vita sul territorio, e questo destino comune è un destino comune che ci impone nel futuro di cambiare molto di noi stessi, molto del nostro operare, molto del nostro essere. E veniva detto da chi mi ha preceduto l'importanza dell'elemento territoriale e delle politiche territoriali che si fanno, se c'è la volontà, anche con gli strumenti legislativi nazionali oggi a disposizione, che non favoriscono la sussidiarietà, perché è stato ricordato la normativa sugli appalti, certamente una normativa che lega gli enti pubblici naturalmente ad un percorso che deve garantire giustamente trasparenza e correttezza, ma che in qualche modo calpesta il valore della territorialità, quando invece sappiamo che le filiere territoriali, questo anche termine che mi è piaciuto, che veniva riportato, sono un valore perché quando i servizi sono gestiti da soggetti del territorio, il valore aggiunto di tutti gli stadi della filiera resta sul territorio, produce occupazione, produce sviluppo e produce anche coesione. Per cui non è la stessa cosa che un servizio sia assolto, gestito da un soggetto esterno che viene da fuori e che organizza quel servizio del territorio, o che quel servizio nasca e sia organizzato da chi vive il territorio e da chi appartiene al territorio. Voglio anche dire, rispetto al dibattito e agli interventi che mi hanno preceduto, che la cooperazione è impresa sociale, anzi, l'impresa sociale siamo noi. Io lo sottolineo perché oggi il dibattito e l'utilizzo del gergo dell'impresa sociale è spesso utilizzato, a volte abusato. Credo che noi cooperazione sana siamo impresa sociale da sempre, anzi questo non significa non essere aperti al nuovo, a non essere disponibili a studiare forme di impresa
quella sociale che vengono avanti anche sul piano europeo, che servono per attrarre anche risorse e quindi investimenti, oggi poi soprattutto che vi è un calo di risorse pubbliche drastico. Ma noi combattiamo fortemente e rifiutiamo di far assumere l'icona di paladini per l'impresa sociale a soggetti che promuovono una trasformazione dell'attuale legislazione per consentire al profit e quindi alla speculazione di entrare in modo importante in un ambito del sociale. Noi non siamo totalitari, ovviamente siamo per la democrazia, una pluralità di soggetti, ma siamo perché i soggetti diversi, plurali, che operano sul territorio non abbiano una maschera per apparire ciò che non sono. Nella legge di stabilità dello scorso anno, originato appunto dal dibattito di riforma sull'impresa sociale, sono apparsi emendamenti che avrebbero consentito al profit di entrare nel sociale sotto maschera di impresa sociale con rendimenti fino al 10% all'anno del capitale investito. Lascio a voi giudicare se questi tassi di interesse sono coerenti con la socialità di cui ogni tanto appunto si spacciano questi tipi di riforme. L'impresa sociale siamo noi, e siamo noi perché lavoriamo per una cooperazione che il Presidente della Provincia mi dà la possibilità di ricordare quale cooperazione siamo, quale cooperazione è stata illustrata. Siamo una cooperazione che valorizza il rapporto col territorio, siamo una cooperazione che ama perseguire la partecipazione, siamo una cooperazione che punta alla mutualità, siamo una cooperazione che desidera la partecipazione dei soci e su questo è impegnato, siamo una cooperazione che nel rapporto mutualistico valorizza il socio con la cooperativa e non il socio e non il finanziatore socio con la cooperativa, preferendo la persona o l'impresa che partecipa in termini di socio alla cooperativa. Noi siamo questo tipo di cooperazione che non ha paura di confrontarsi in Europa con chi ci vuole omologare, che non ha paura quindi di mostrare qual è la cooperazione sana e qual è la cooperazione insana da combattere. Noi sulla cooperazione spuria siamo al fianco delle istituzioni per combatterlo fortissimamente, non ci stiamo però neanche a una volontà di omologazione di poteri forti di società di capitali che pensano che i vincoli e le peculiarità della cooperazione siano concorrenza sleale, quando invece ricordiamo tutti che il patrimonio della cooperativa è un patrimonio della cooperativa, sia in vita della cooperativa che quando si estingue, che il socio quando al termine del proprio apporto nella vita lavorativa esce con un capitale un po' rivalutato ma senza una valorizzazione dell'avviamento, del patrimonio, del valore. Noi sul livello nazionale insistiamo perché la via per la capitalizzazione delle imprese, assolutamente necessario per tutti, non solo per le cooperative, passi attraverso una regola cooperativa estesa magari a tutte le imprese che porti a defiscalizzare gli utili reinvestiti messi a patrimonio e mai ritirati anche per le società di capitali. Se si pensa che la cooperazione abbia dei vantaggi che portano alla concorrenza sleale, che sono invece strumenti per capitalizzare l'impresa e la cooperativa, che questi strumenti vengano estesi anche alle società di capitali, vedrete la difficoltà per un imprenditore privato accettare che gli utili
che restano dentro le aziende ed eventualmente tassati, l'aumento appunto di capitalizzazione realizzato attraverso strumenti legislativi poi, e che quindi portano poi a crescere il valore dell'azienda, sia un valore che resta dentro l'azienda per sempre e che resti nella comunità del territorio, della comunità anche al termine dell'azienda. Noi su questo tipo di confronto ci siamo. La cooperazione di Confcooperative, avete visto, non è generalmente una cooperazione fatta di gigantismo, è una cooperazione di consortile, comunque una cooperazione sul territorio. Crediamo ovviamente che questa sana cooperazione sia presente anche nelle altre due centrali, Lega Coop e AGC, che ha dato vita all'alleanza delle cooperative. L'alleanza delle cooperative per noi resta un traguardo nel medio periodo di unitarietà della rappresentanza, perché in Italia comunque c'è bisogno di una semplificazione della rappresentanza sia nella politica che nelle parti sociali. Su questo versante noi ci siamo messi in gioco fortemente, c'è naturalmente un percorso da fare rispetto all'armonizzazione di una concezione di cooperazione, dei rapporti col territorio, dei rapporti con la finanza, dei rapporti, il tipo di modello da promuovere, però crediamo che l'alleanza delle cooperative italiane sia un valore, e che sia un valore non solo per le cooperative, un valore, una forza non solo per le cooperative, ma per il paese in una realtà invece italiana che fatica a raggiungere quella semplificazione. Io poi voglio richiamare il tema dell'innovazione, è stato richiamato anche da chi mi ha preceduto. Innovazione ovviamente significa forte cambiamento, non tutti insomma, siamo vocati al cambiamento, il cambiamento significa fatica, innovazione fatica, e quindi essere innovatori significa anche vivere un po' in solitudine, al di là del fatto che siamo molti oggi, il fatto che siamo, credo che nel ritrovarci oggi cerchiamo di costruire insieme innovazione sul territorio, ma innovazione significa a volte anche solitudine e significa certamente andare controcorrente. Questo lo dobbiamo sapere, ma questo ci deve dare ulteriore spinta e vigore. Io utilizzo una battuta, vengo dalla Romagna e quindi mi permetterete questa espressione romagnola che però credo che rappresenti molto bene lo spirito di ciò che oggi ha proposto la cooperazione di Cuneo e che sta nello spirito poi di un dialogo che vedo comunque molto intenso tra le realtà istituzionali locali e la cooperazione. Il nostro progetto di collaborazione è quello di una coprogettazione, che ha detto, e quindi non è quello che non è la cooperazione che può proporre la gallina al maiale e fare insieme le uova al tegamino. Perché, e questo, con questa battuta, però è successo, in passato, non qui certamente, ma vengo da un territorio, veniva detto, dell'Emilia Romagna, anche di cooperazione forte. Quando la cooperazione è concepita esclusivamente come fornitura di manodopera più o meno, e quindi non vi è coprogettazione, non vi è disponibilità di lavorare insieme nella lettura del bisogno e costruire un sistema di risposte, allora appunto ci sentiamo un po' il maiale della proposta della gallina. E quindi qui non ci stiamo, perché come cooperazione noi cerchiamo veramente una condizione di parità, ognuno nei propri ruoli, siamo convinti di essere capaci di gestire, di costruire con una visione di bene comune. Consentitemi, sono quasi al termine. Noi oggi, in questa lettura dei bisogni nuovi, di una lettura comune per costruire insieme, appunto dobbiamo sapere che abbiamo una situazione molto diversa rispetto a quella di 20-30
vent'anni fa, abbiamo dei giorni nuovi per conoscere il territorio di Cuneo. Qui dopo essere stato invitato, sono stato su internet, sono andato a vedere 3-4 indicatori, ciò che è cambiato da fine anni 70 ad oggi, che sono poi cambiamenti di indicatori che sono stati conosciuti anche in altre parti del paese, ma qui forse sono stati anche più significativi. Un'aspettativa di vita media che nella provincia di Cuneo in 30 anni è passata da 69 a 82 anni, i figli per donna 2,7 a 1,4, le dimensioni dei nuclei familiari da 3,5 a 2 persone, un tasso di occupazione femminile da 32% a 58%, veramente indicatore. Una disoccupazione giovanile purtroppo al 22%, l'età media del pensionamento, che non lo stabilite voi a Cuneo, ma anche questa è cresciuta. Bene, questo significa sapere innovare veramente e costruire in modo completamente diverso il nostro futuro e il nostro territorio. Noi come cooperazione credo che abbiamo la credibilità di poterci presentare nel 2013 con questo tipo di proposta, dopo 5 anni, 6 anni di crisi che ha attanagliato e fatto veramente crollare molti sistemi di impresa. Complessivamente come cooperazione in questi 5 anni abbiamo tenuto sul versante dell'occupazione, abbiamo tenuto sul versante dei fatturati, abbiamo naturalmente in questa media ci stanno purtroppo anche delle situazioni drammatiche di fatica e di fallimenti, che significa poi drammi personali, quindi con questa lettura positiva media non voglio assolutamente mancare di rispetto per quelle situazioni, quelle cooperative che non ce l'hanno fatto, però come sistema abbiamo assolutamente tenuto, ha tenuto in particolare in questa dimensione il sociale e l'agroalimentare, è stato fatto con una un drastico sacrificio degli utili, delle margini di impresa, lo dice l'Istat, lo dicono le statistiche, questo tipo di sacrificio sugli utili a favore dell'occupazione non l'hanno certamente fatto quei soggetti che oggi chiedono l'omologazione della cooperazione e a volte ci accusano di concorrenza sleale, e quindi rispetto a questo anche insomma, li richiamiamo a competere anche su questo versante se proprio ricercano l'omologazione. E comunque abbiamo visto che dove siamo stati più puntualistici, dove nella cooperazione c'è stata più partecipazione, le cooperative hanno ottenuto di più, quindi raccolgo l'invito sano del Presidente della Provincia e del Sindaco rivolto alla cooperazione. Per noi puntualità e partecipazione restano essenziali, anche perché sono vita e forza per il successo delle cooperative. Veramente ho ancora 3 cose da dire. Parlo, chiedo scusa, ma il Sindaco al Consiglio Comunale deve... Avete cose da dire, sono veramente il citare le progettualità nazionali che ci vede maggiormente impegnati. Intanto una riorganizzazione complessiva dell'organizzazione, un riordino territoriale, un rafforzamento delle reti dei centri e servizi attuato attraverso una spending review che consenta di fare di più, di dedicare più risorse allo sviluppo, con meno risorse a disposizione. Anche in questo senso abbiamo un destino comune insieme agli enti locali. Stiamo lavorando per costituire una rete di strutture, di incubatori e di co-working rivolte a creare imprese per i giovani. Anche questo può essere un versante comune di impegno. Stiamo lavorando per un sistema di mutualistico nazionale, un mutuo nazionale che aiuti appunto a mantenere ampio la rete dei servizi sul welfare, veniva detto. Lavoriamo, in questo senso è stato pioniere il Presidente Gerbaudo, che saluto,
un lavoro e un progetto di servizi ai soci delle cooperative, quindi perché noi siamo cooperatori, rappresentiamo cooperative, ma rappresentiamo e vogliamo servire anche i soci delle cooperative e le loro famiglie per poterli aiutare, e siamo impegnati quindi a promuovere nuova cooperazione anche su nuovi fronti, quello di utenza, di professioni, di cooperative di comunità che veniva detto. Su questi versanti noi possiamo, credo, offrire molta ricchezza al territorio. I fondi strutturali della nuova programmazione saranno le uniche vere risorse significative a disposizione sia delle istituzioni che per lo sviluppo delle imprese, e quindi in questo senso chiediamo che ci sia un lavoro comune di partenariato, così come ci indica l'Europa. Finisco proprio con evocare quello che è oggi la situazione di crisi, che in greco ci insegna il professor Zamagni significa transizione, e in un periodo di crisi, una stagione, un'epoca di crisi quale è quella che viviamo come paese oggi, prelude per una nazione o al declino definitivo, quindi al tramonto, o un'aurora. I colori del cielo, sia dell'aurora che del tramonto, sono molto simili. Bene, dipende anche da noi fare in modo che questi colori del cielo preludano ad una nuova aurora e non al tramonto. Grazie.